Un momento di riflessione e di preghiera con al centro il ruolo della città di Bari. Con questo obiettivo è stata organizzata per la prima volta la Santa Messa riservata agli espositori dell'87esima campionaria internazionale della Fiera del Levante. La cerimonia eucaristica, officiata dal priore della Basilica di San Nicola Padre di Stante, si è svolta nell'anfiteatro della Puglia Film Commission. Un'opportunità per unire i partecipanti in un'atmosfera di comunità. Innanzitutto l'iniziativa di oggi è un'iniziativa straordinaria, un momento non solo di preghiera ma anche di riflessione sul ruolo che ha la città di Bari, sul ruolo che ha la città che custodisce le reliquie di San Nicola, che è un santo che unisce i popoli, unisce le religioni, quindi è molto importante, devo dire, all'interno della Fiera del Levante, che sta riscoprendo il suo collegamento forte con la città, e questo va ascritto il merito al presidente Frulli, che ha raccolto l'eredità di Alessandro Ambrosi. Io sono molto soddisfatto da sindaco di questa comunità del ruolo che sta riscoprendo la Fiera del Levante. Un momento speciale di chiusura della campionaria nel nome di San Nicola. Attraverso il ritmo dei timpanisti dell'Associazione Culturale Milizia Sancti Nicolai si è ricordato il messaggio del Santo Patrono di Bari. Abbiamo celebrato un momento di riflessione e di preghiera che penso sia molto importante anche in questi tempi tristi che stiamo vivendo. E poi abbiamo voluto mettere in risalto la dimensione di questa fiera, che è una fiera che va oltre ogni confine. E allora ci siamo messi quest'anno in fiera sulla frontiera, dove è possibile incontrarci e dove ognuno è straniero all'altro, ognuno è diverso dall'altro e tutti quanti ci riconosciamo fratelli. E questo è un bel messaggio che viene anche attraverso il patronato di San Nicola, perché non ci ricordiamo che la fiera campionaria è una fiera barese e a Bari chi patroneggia è San Nicola.